partita storica quella tra Inghilterra e Scozia, che negli ultimi anni non è stata per niente generosa nei confronti della Scozia. Questi giocatori inglesi non erano neanche nati l'ultima volta che la Scozia ha vinto la Calcutta Cup a Twickenham nel lontano 1983. Dopo la sconfitta contro l'Italia, la Scozia è sempre più vicina al cucchiaio di legno. 5 cambi da parte dell'allenatore Van Cotter, entrano Dougie Fife e Matt Scott. Finn Russell rientra dopo la sospensione. Jim Hamilton e Dave Denton portano nuova energia al gruppo e il pilone Owen Murray, con la sua 65esima presenza in nazionale, eguaglia il record di Alan Jacobson. Reduci dalla sconfitta di Dublino, l'Inghilterra si sta ancora leccando le ferite. Un paio di cambi alla rosa di Lancaster, con Mike Brown che dopo una commozione cerebrale rientra come estremo al posto di Alex Good, e Courtney Laws, reduce da un infortunio alla caviglia, rientra per George Cruyff. Gli inglesi hanno perso una sola partita in casa durante il regno di Lancaster, nel 2012 contro il Galles. Sarà una sfida dura per gli scozzesi. Fin dall'inizio la partita va come previsto. I bianchi attaccano con un buon ritmo. George Ford trova il secondo centro Jonathan Joseph, suo compagno e Bass, che sfreccia verso la linea e segna la sua quarta meta del torneo. Un'azione ben costruita grazie a Joseph, che trova lo spazio e vola in meta. La trasformazione di Ford porta l'Inghilterra in vantaggio di 7-0 dopo soli 4 minuti dall'inizio. Al 12esimo gli inglesi potrebbero estendere il vantaggio grazie all'estremo Mike Brown, che vola verso la linea di meta, ma viene placcato da Stuart Hogg, che salva gli scozzesi da una meta quasi certa. L'Inghilterra domina il primo quarto d'ora, ma manca di determinazione e non registra altri punti. La Scozia punisce gli inglesi a metà del primo tempo, segnando una meta. Gli inglesi sono larghi in difesa. Rob Harley apre a Mark Bennett sulla fascia e il giocatore dei Glasgow Warriors riesce a rientrare e a schiacciare in meta al suo debutto a Twickenham, sottolineando il talento dei tre quarti scozzesi. Greg Laidlaw converte e ottiene il pareggio. Fin dalla ripresa del gioco, la Scozia viene penalizzata per fuorigioco e Ford centra i pali con il calcio di punizione, portando i ragazzi di Lancaster di nuovo in vantaggio, 10-7 al 25esimo del primo tempo. Gli scozzesi reagiscono nuovamente e l'Inghilterra in difesa concede un altro calcio di punizione con il pilone Dan Cole, che evita il giallo. Laidlaw, il capitano scozzese, calcia la punizione e riporta il pareggio a 10 minuti dalla fine del primo tempo. 10-10. L'ultima volta che si è vista la Scozia in vantaggio a Twickenham alla fine del primo tempo era il 1989. Ma al 38esimo Laidlaw converte un'altra punizione e porta la sua squadra in vantaggio di 13-10 in una partita che avrebbe dovuto essere scontata per l'Inghilterra. Dopo 3 minuti dalla ripresa, l'Inghilterra ritrova il vantaggio grazie a una grandiosa azione di Ford, che dimostra tutto il suo talento. La sua finta tradisce Rob Harley, spedendolo nella direzione sbagliata, e Ford segna una meravigliosa meta. Inizio perfetto del secondo tempo per Stuart Lancaster, con trasformazione di Ford che porta gli inglesi in vantaggio per 17-13. Al 51esimo l'Inghilterra allarga le distanze quando Ford trova di nuovo i pali, dando alla sua squadra un vantaggio di 7 punti. 20-13 per l'Inghilterra e Ford sarà nominato Man of the Match. Dopo un'ora di gioco l'Inghilterra sembra dominare. James Haskell trova Mike Brown, che schiaccia la meta numero 3 per gli inglesi. Solo alla moviola e con l'intervento del TMO, l'arbitro Poit annulla la meta per passaggio in avanti di Haskell. La Scozia si salva, ma a 5 minuti dalla fine l'Inghilterra va di nuovo in meta e chiude la partita. I ragazzi di Lancaster sanno bene che con la sconfitta di oggi dell'Irlanda la differenza punti potrebbe essere fondamentale per vincere il torneo. Con gli inglesi nuovamente in attacco, Ford apre su Jack Nowell, che schiaccia in meta. Impossibile fermarlo. Ford non trasforma, ma bella meta per il numero 11, che allunga il vantaggio di 12 punti e porta l'Inghilterra in testa alla classifica, anche se di poco, sull'Irlanda, con una partita rimasta. Al fischio finale l'Inghilterra festeggia un'altra vittoria nella Calcutta Cup. Giocheranno l'ultima partita contro la Francia, con 4 punti di vantaggio sull'Irlanda,
che giocherà contro la Scozia a Edimburgo. Il Galles, indietro di 25 punti, avrà bisogno di un'importante vittoria a Roma. Si preannuncia un'ultima giornata interessante, ma Twickenham finisce 25-13 tra Inghilterra e Scozia. Mi raccomando, guardate il canale RBS Six Nations sul YouTube channel e vi aspetto numerosi.